Bella ragazzi, ben ritrovati qui sul mio canale Magix91 per questo terzo episodio di The Last of Us. Oggi continueremo la nostra storiella e vedremo un po' che cosa avremo da fare. Scovare, da trovare, da aiutare questa giovane donzella a scavalcare la muretta. C'è chiaramente scritto di non entrare. Ma non entriamo lo stesso, che ce Dammi frega. la mano. Ti do anche qualcos'altro. Grazie. Fatto. Grazie, molto gentile. Ti seguo, eh. Di qua, Joel. Ah sì. Altre vie non ce Altri n'erano. della banda di Robert. Come sai che Li sta vedo. arrivando? Due dei nostri sono morti cercando di far fuori Tess. E ora lei e Joel stanno venendo a prendere Robert. Cristo, non avremmo dovuto accettare questo lavoro. Non dipende da noi. Dividiamoci e Preciso e pulito, assicuriamoci che non entri Texas. nessuno. Ma che sei, Tess? Scusa, ho sbagliato bottone, vabbè. Due pugni non li fanno mai male. Attenzione, è la prima volta che riesco a droppare armi. Tu invece? Niente. Sono i neri che non mi droppano mai le armi. Elimina il Volevo primo, io penso dirtelo, all'altro. ero in Ti è Jordan Street passato e sono arrivati davanti. un sacco di soldati con un gruppo di cinque civili in manette. Fammi indovinare. Luci? Sì, li hanno messi contro un muro. Bang, bang, bang. Li hanno predati tutti. Cazzo. Cazzo. Soddisfazioni. Sì, Adesso dico, proviamo a fare il sapevano giro che largo, c'eravamo. vediamo Stanno mettendo sotto. se da Ho un fuori cugino a magari Londra. abbiamo più possibilità, È perché non riesco a vero? capire come sono Sì, messi. quell'idiota pensa che salverà il mondo. Oh, mi sbaglio sempre. Grandissima. Grandissima. Mia la chiave. Grazie a Dio sei qui. Tu? Guardiamo Niente. in giro. Lui non mi ha droppato nulla. Le poche munizioni, cerca strategie, tenti per sopravvivere. Vabbè, fin qua. Le scorte sono sotto Ci chiave. siamo. Bene, Prepara il prendi il lancio giro, usciamo. tenendo Ok, ci L2, sarà eseguilo comodo. con R2. Lancia la cerca Robert? premendo R2. Attaccate stato! Amico, veniva da quella parte. Muoiono subito sti personaggi. Porca Cazzo, merda. mi ha visto. Pugno, pugno, pugno. Baccati questo. È questo, è questo. Ah. Ho i pugni nelle mani. Ma ce n'è un altro qui da qualche parte. Mi ha allegramente minacciato. Un'altra bottiglia la prendiamo. Figlio di Troia! Tiè. Molla! Aia, aia, aia. Scusi signorina, ma lei dov'è? E dov'è il tipo? Ah, ok. Non riesco a sparare.
Ok. Roger eliminato. Avremmo dovuto portare più gente. Ci rallenterebbero e basta. Sì, hai ragione. Andiamo. Ok. Vediamo qui se c'è qualcosa di interessante. Un medikit. La bottiglia. Nient'altro. Un coltello. Il coltello è un'arma da usare solo in modalità furtiva. Ti consente di uccidere un nemico più velocemente e silenziosamente rispetto a uno strangolamento. Avvicinati silenziosamente alle spalle di un nemico e atterra premendo triangolo, poi premi nuovamente triangolo per usare il coltello. Ok, i coltelli possono essere distrutti e bla bla bla. Va bene, grazie del coltello. Ma andiamo di qua. Di qua si scende. Vabbè, non c'è nient'altro. Direi che possiamo scendere. Aspetta, ma... andiamo giù di qua. Ah, ecco, mi sembrava che fossi... perché mi aspettavi te, eh? Sono mesi che non tirano su questa serrana. Glorioso figlio di puttana. Facciamola finita. Vamos. Io sono pronto alla carneficina. C'è una spedizione da sì, abbiamo perso i contatti. Usiamo la testa. Io uso la pistola. Credo che sia per questo che prendiamo questi schifosi scarichi di produzione. Allora, prendiamo il coltellino che c'è qui. Mi serve qualcosa per distrarli, però io non ho nulla. Ah, eccola qua, la pietra. Mia pietra. Cosa cazzo? Ho sentito qualcosa! Ok. E uno se ne va. Proviamo ad andare qui, ma qua ce n'erano di più. Una lì. Ok, freniamo la pietra. Cos'è stato? Attenzione! Tu? Non viene nessuno? Ma viene quello più distante. Cacchio, perché quello lì è stato fermo. Vabbè. Ehi, hey, l'hai visto? Eh sì, mi ha visto, sì. Ehi, quello lì ha fatto un mezzo... Vai vedere che sai fare! Tieni. Schivata. Chi è? Colpo alla testa. Adesso è sprezzante del pericolo, cioè. Madonna, ho finito le munizioni. Ma che cacchio stai sparando? Non lo sa neanche lei. Prendo un mattone perché mi va di prenderlo. Io guardo qua sotto. Va a vedere là.
fuori, codardo! Adesso vengo fuori, non ti preoccupare. Psst, guarda. Ma che cazzo? Che fiuto. Cosa? Pezzo di merda! Era davanti a lei. Joel! Questo c'ha... Aia! Che tega nella testa che mi ha tirato. Maledetto. Ehi, munizioni. Allora, questo non ha nulla. Qui c'è una bottiglia. Vabbè. Robert deve essere lì. Andiamo. Possiamo andare. Mi piace giocare a carte. Ui. Vogliamo solo parlare, Robert. Non abbiamo niente da dirci, stronzi. Metti giù quell'arma. Sembra abbastanza socievole in realtà. Sta scappando. Robert. Vai, vai, corri, Joel, prendilo. Qua. Forza, è entrato qui. È anche gentile chiuderci le porte. Dai, 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 dai. Dove caspita andato? No, non di qua. Ah, giusto. Ma che fai? E mo? Ciao, Robert. Tess? Joel? Niente rancori, vero? Porca troia! Ci sei mancato? Ascolta, non so cosa tu abbia sentito, ma non è vero, ok? Voglio dire... Le armi? Vuoi dirci dove sono le armi? Sì, certo, ma... È complicato, ok? Senti, lascia che ti spieghi. Devo... Cazzo! Ok, basta, basta, basta! Oddio! Basta frignare. Stavi dicendo? Le ho vendute. Come hai detto? Non avevo altra scelta, avevo un debito. L'avevi con noi. Hai scommesso sul cavallo sbagliato. Ho solo bisogno di più tempo, dammi una settimana. Sai, forse l'avrei fatto se non avessi tentato di uccidermi. Dai, sai chi che ha le nostre armi? Non posso. Dammi solo un paio di giorni. Ah, cazzo di Aia. Cristo! Chi ha le nostre armi? Sento il tuo male. Cristo. Le hanno le luci. Avevo un debito con le luci. Cosa? Ascolta. Praticamente sono tutti morti. Possiamo andare lì, farli fuori tutti e prendere le armi. Che ne dici? E dai... Che si fottano le luci! Uccidiamoli! È davvero un'idea del cazzo. Ha veramente un bel carattere. Bene, adesso? Andiamo a riprenderci la roba. Come? Non lo so, gli spieghiamo tutto. Andiamo a cercare uno delle luci. Non dovrei andare lontano. Eccola qua. La regina delle luci. Che ci fate qui? Affari. Non sembri molto in forma. Dov'è Robert? Mi serviva vivo. Le armi che ti ha dato non erano sue. Le rivoglio. Non è così semplice. Cazzo se lo è. Ho pagato quelle armi. Se le rivuoi, devi guadagnarle. Tanto per cambiare. Di quante tessere stiamo parlando? Non mi importa delle tessere anonarie. Devo portare una cosa fuori città. Fatelo voi. E io vi ridò le armi, e anche di più. Chi ci dice che le hai tu?
A quanto ne so, i militari vi hanno quasi eliminati. Su questo hai ragione. Vi mostro le armi. Devo andare. Decidetevi. Voglio vedere quelle armi. Seguitemi. Ah, beh. Dobbiamo uscire da qui. Ora. Via. Se vuoi che ce ne occupiamo, muoviamoci. In realtà non abbiamo chiuso la porta, siamo usciti dalla finestra, però. Vabbè. So come evitarli. Vieni. Sì, sì, vado più forte di te, non ti preoccupare. Ah, brava. Prima io. Sta succedendo un disastro. Credo che mi sia rivolta a voi. Di qua. Ma perché adesso? Ce ne stavamo tranquilli. Progettavamo di abbandonare la città, ma serviva un capro espiatorio. Ci provocavano. E ci sono riusciti. Stiamo cercando di difenderci. Oh, che cosa c'è qui? Pezzi con cui potenziare le tue armi. Wow! Quindi c'è anche del... Joel, dammi una mano qui. Del crafting. Vabbè, sì. Adesso arrivo. E siete tutto meglio. Passare in silenzio, anche se non è il vostro stile. Vediamo come va. Andiamo. Arriviamo a quella porta. Con calma. Ah, qui non si passa, intanto. Quindi toccherà fare il giro qui sopra, immagino. Sì, per forza. E là c'è un nemico. Quanti caspita su? La giustizia non aspetta, soldato. Oh, io mi butto, eh. Aia, aia, aia. Aiaissima, aiaissima. L'ho schivata per vero. Oddio, sono vivo. Porca miseria, cioè non ci credo. Attenzione, ok. Edigit. Andato, sono andato. Sono tanti oggi. Va. Arrivo, schifo. Guarda, guarda questo. Muori, schifoso. Bastardo. Oh. Bene. Ora sì che hai respiro libero.
tu non eri dentro in casa. Hanno preso Warren. Guarda, mi dispiace per Warren, ma... Marlene, dobbiamo andare. Prendete che stiamo qui a... a cincischiare quei cadaveri, tanto sono morti, quindi... pace all'anima loro, basta. Ecco fatto. Dove andiamo, Marlene? Di qua. Non è lontano. Che schifo di posto. Come stai? Vado avanti per inerzia, ma ce la farò. Ma è poco più avanti. Chi? Attenzione, il coprifuoco è attivo. Chiunque venga sorpreso all'esterno senza autorizzazione sarà arrestato e perseguito. Cosa dobbiamo contrabbandare? Ti faccio vedere. Dammi una mano. Pronti? Ehi, ehi, ehi. Su, forza. Alzati. Stai lontano da lei! Lasciala andare. Li recluti sempre più giovani, o sbaglio? Lei non è una dei miei. Oh, merda. Che è successo? Niente. Ma è quello della copertina. Ho trovato aiuto. Ma io non posso venire. Beh, allora sto qui. Ellie, non avremo un'altra possibilità. Ellie. Dobbiamo portare fuori lei. Un gruppo di lucidi aspetta al palazzo del governo. Non è proprio dietro l'angolo. Ce la potete fare. La consegnate, tornate qui e le armi sono vostre. Il doppio di quelle di Robert. A proposito, dove sono? All'accampamento, Vido. Tu vieni con me, così verifichi le armi. E io mi faccio ricucire. Ma lei non passa in quella zona della città. Voglio che Joel la tenga d'occhio. Col cazzo! Che sia... Ellie! Come li conosci? Tenevo molto a suo fratello Tommy. Se ero in difficoltà potevo contare su di lui. È stato prima o dopo che ha lasciato il tuo gruppo di militari? Ha lasciato anche te. Era un uomo buono. Ascolta. Portala alla galleria nord e aspettami lì. È solo merce, Joel. Marlene. Basta parlare. Andrà tutto bene. Speriamo. Vai con lui. Fai in fretta. Portiamoci via Stanley. Stammi vicino. Andiamo.